Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese a parlare ai sommi sacerdoti, agli scribi e agli anziani in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna. Ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro e questo lo uccisero. E di molti altri che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei vignaioli dissero tra di loro: «Questi è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. E lasciatolo, se ne andarono. Cari amici, buonasera. L'immagine che Gesù usa è un'immagine di grande efficacia, è l'immagine di una vigna. Anzi, attraverso la storia di questo padrone della vigna, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Gesù ci indica chiaramente che la più grande illusione che noi uomini possiamo incontrare e coltivare è proprio l'illusione del possesso. Insomma, viviamo come se questa nostra vita ce la fossimo data da soli. Ma questa vita, la nostra vita, dobbiamo essere onesti e sinceri con noi stessi, non ce la siamo data da soli. Questa vita l'abbiamo ricevuta in dono. Il padrone della vigna è lui in prima persona a faticare. Ed è solo in un secondo momento che consegna il frutto della sua vigna alla fatica e alle cure dei vignaioli. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre. Ecco il lavoro del proprietario della vigna. Ecco il lavoro di Dio. Poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. Ecco, noi entriamo in scena, ma soltanto in un secondo momento, dopo che abbiamo ricevuto la vita come un dono. A patto però che non ci dimentichiamo di questa verità di fatto: noi non siamo i padroni della vigna, noi ne siamo semplicemente gli affittuari, noi ne siamo i custodi. C'è una grande differenza fra essere creature ed essere il creatore. Siamo creature, siamo affittuari. Ecco, questa consapevolezza ci fa guardare la vigna. Molte persone, lo sappiamo, qualche volta l'abbiamo sperimentato anche noi, vivono e agiscono come se fossero i padroni del mondo, dimenticando soprattutto che prima o poi tutti dobbiamo morire.
E tutti dobbiamo rendere conto della nostra vita, rendere conto di quello che abbiamo fatto nella vigna. Il Vangelo che abbiamo ascoltato non vuole dirci che Dio fa doni che poi rivuole indietro, ma ci vuole dire che Dio ci fa dei doni che non devono però renderci cattivi. Se ci dona l'intelligenza è perché la possiamo usare, e la possiamo usare non come un'arma, ma come un metodo per poter vivere bene la nostra vita. Se ci dona la bellezza è perché la possiamo usare, la bellezza, non per disprezzare gli altri, ma per poter buttare un seme di bontà laddove c'è disordine e disarmonia. Se ci dona la salute è perché possiamo usare la nostra salute non per vivere di eccessi o di stordimenti, ma per poter con il nostro corpo renderci utili al bene e al bene di tutti. Ogni cosa è un dono, ma ogni dono ci chiama alla responsabilità. Chi non comprende questo non comprende nulla della vita, e quando la dovrà restituire sentirà il torto che gli è stato tolto, ciò che è suo, e invece capirà, forse all'ultimo, che nulla era suo, ma che tutto era dono, ed era dono per tutti. Affittuari dunque, non padroni. Buonasera, arrivederci.